Che posticipo per Limolese. I rossoblù hanno messo a segno una vittoria probabilmente insperata alla vigilia contro un avversario ben più accreditato, eliminando in un sol colpo lo zero nella casella delle vittorie casalinghe e l'avvilente ultimo posto in classifica. Una partita dai due volti per la squadra di Azzori. I primi 45 di gioco sono stati di marca biancorossa. Ha cominciato Jelenic colpendo il palo con una conclusione maligna dai 30 metri. Jelenic che ha poi bissato la conclusione iniziale mandando alto di testa 4 minuti dopo. Per arrivare al gol che ha sbloccato la partita al 43esimo, cross dalla fascia di Jelenic con Vano che brucia Boccardi per imbucare alle spalle di Rossi. Sembra la fine, invece i rossoblù cambiano marcia nella ripresa. Al decimo, al primo pallone vero, è Belcastro ad impattare le sorti della contesa con una conclusione calibrata all'incrocio dei pali alla destra di Nobile e il gol di una vittoria insperata arriva al 35esimo. L'azione parte da Belcastro e Padovan la conclude con un tiro che si insacca sotto la traversa alla sinistra di Nobile. Poi è Rossi a mantenere intatto il vantaggio, prima su un colpo di testa di Vano e di seguito su una conclusione da due passi di Jelenic. Ora Limolese non è più ultima in classifica.